Tutto è pronto per dare inizio alla più anomala stagione invernale della storia nel comprensorio sciistico Ponte di Legno Tonale. Infatti, dopo alcune incertezze e qualche distinguo da parte delle singole società, ora tutti gli imprenditori del settore concordano sull'apertura di tutto il comprensorio non appena ci sarà il via libera dal governo. Le società impianti, tutte del consorzio, vogliono dare questo segnale, il segnale che appena si potrà aprire sono pronte e strutturate per aprire. In fondo ci sono stati mesi di preparazione per questo momento che adesso è stato rinviato di nuovo fino al 15 di febbraio, ma abbiamo messo a punto tutta una serie di strumenti anche tecnologici per essere pronti, quindi dall'acquisto dei biglietti online alla gestione delle code e anche ad un sistema che può dire in qualsiasi momento all'utente quanta coda ci sia su ogni impianto. È chiaro che ci vorrebbe un momento anche di serietà da parte di tutti in cui ci si dica si può partire dal 15 e con queste linee guida, perché noi stiamo aspettando questo. Tutti i soci del consorzio Ponte di Legno Tonale, oltre a quello imprenditoriale in questo momento così delicato, sentono anche una responsabilità sociale verso centinaia di famiglie e migliaia di collaboratori, molti dei quali stagionali. Dunque, l'apertura degli impianti, anche per poche settimane, vuole essere un messaggio di incoraggiamento e solidarietà ai territori. Mancano all'appello degli stipendi e quindi parliamo di persone e di famiglie che sono in difficoltà. Anche gli impiantisti comunque dovranno essere sostenuti perché l'impresa turistica invernale possa continuare nei progetti delineati. Non possiamo permetterci di avere il nostro motore di località in una crisi economica, in crisi di bilancio. Quindi qualora io spero che lo Stato pensi bene a dei ristori per la montagna, partendo dal motore e poi guardando a tutta la filiera. Sarebbe importantissimo riuscire a partire con una stagione invernale, anche corta, più corta del solito, ma che noi, grazie al ghiacciaio del Presena, potremo andare avanti e toglierci delle belle soddisfazioni in 2 o 3 mesi. Ora si guarda con attenzione alle decisioni che dovrebbero essere adottate entro il prossimo 15 febbraio. Per il ponte di legno tonale potrebbero esserci almeno 10 settimane utili per non perdere completamente la stagione.